Ascoltiamo attentamente la parola di questo martedì. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Eh sì, San Paolo, continuando con l'ottavo capitolo della lettera ai Romani, cerca farci conoscere che la salvezza, vediamo come lo posso dire di una forma semplice, la redenzione di Gesù Cristo non è, o la redenzione del Messia, prima non era solo per il popolo di Israele, come lo ritenevano gli ebrei. Gesù Cristo apre la salvezza a tutta l'umanità, a tutti gli uomini di tutti i tempi, anzi anche per quelli che ancora non sono nati. Guardate che cosa impressionante, cosa bella. Ma oggi San Paolo a questa comunità di Roma, ma per te e per me, ci sta dicendo qualcosa che anche Papa Francesco lo ha detto di una forma indiretta, quando parlava sulla terra, sul nostro mondo, come la nostra casa. Cioè, l'uomo, tu ed io, non siamo isolati, siamo parte della creazione. E come parte della creazione, sì, Dio ha creato l'uomo e ha creato tutta la natura in funzione dell'uomo, perché l'uomo potesse, attenzione con questo, utilizzare la natura, tutta la creazione, per lui poter crescere, poter sviluppare le sue qualità, ma anche per alimentarsi. Ecco perché anche questa linea della New Age, vegetariana, vegana, con tutta questa ultima, diciamo, tendenza della sofferenza degli animali, tutto va contro la parola, perché Dio ha creato la natura perché l'uomo si potesse alimentare di lei. Guardate che dentro di tutto questo noi abbiamo oggi un bombardamento mediatico impressionante in tutti i sensi. Anche quello che noi mangiamo, quello che noi beviamo. Guardate com'è la società. Dice, i diritti degli animali, faccio un esempio, la mucca soffre un trauma se viene uccisa, frattempo che si fa una legge per abortire, frattempo che la scienza cerca fare e sviluppare metodi anticoncezionali. Cioè, alla fine sembrerebbe che c'è più attenzione verso un animale che verso un altro uomo. Di fatto tante persone che cosa dicono? Un cristiano non lo dovrebbe dire a questo, però tante persone dicono preferisco stare con il mio cagnolino alla misura tascabile invece di stare con le persone che mi tradiscono. Cioè, arrivare a questo punto, a rompere la comunione con l'altro. Di questo sta parlando San Paolo. Noi non siamo isolati, noi siamo parte della nostra natura, perché siamo stati fatti dalla natura. Perciò è questa immagine di essere dalla polvere, dal fango. E dopo il nostro corpo che cosa succederà?
tornerà a fare parte della natura perché non ha smesso mai di farlo. Ecco la bellezza. Perciò, disse, ritengo che le sofferenze del tempo presente non si possono paragonare alla gloria futura. Faccio un esempio, perché gli esempi della nostra vita sono sempre aggiornati a farci capire la bellezza della vita. Una donna, disse la parola, quando va a dare alla luce, soffre delle doglie del parto, ma dopo la gioia di aver dato alla luce un suo figlio gli fa dimenticare tutte le sofferenze. E sai perché? Per l'amore. Perché per l'amore una persona non è che si dimentica, non ti puoi dimenticare quello che l'altro ti ha fatto, ma per amore dice, se l'altro è un debole, perché io non lo dovrei perdonare, seppure io sono una debole o un debole? E in più, l'amore è più di tutte le sofferenze. E l'amore è molto più grande che tutte le difficoltà che noi possiamo vivere. Perciò, dice, ritengo che queste sofferenze non si possono paragonare. Immaginate se già a livello umano, già le sofferenze sono più piccole che le gioie che noi abbiamo nella terra, figuriamoci come sarà con la gioia eterna. Noi siamo, dice, l'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità. Cioè, tutta la natura è stata esposta a sparire, a trasformarsi per un piano divino. Perché? Perché la vita eterna non è vivere nella terra. Perciò, in questa società, tutto ci dà la tentazione, ci fa tentare di che noi possiamo essere felici. Che tu puoi essere felice, non so, avendo una bella casa, puoi essere felice avendo una bella macchina, puoi essere felice avendo i vestiti, avendo figli meravigliosi, che tu sarai felice avendo l'ultimo modello di smartphone. Ma non è vero, non è vero. La vera felicità qui non c'è. Perciò mentre più tentazione, più noi caschiamo, nella tentazione della terra, sarà sempre più difficile alzare lo sguardo a quello che non è terreno. Perciò, dice, tutta questa natura, se fosse eterna, nessuno vorrebbe andare alla vita eterna, giustamente. Se noi potremmo essere felici qua, a chi le interessa? O a chi le interesserebbe lasciare questo per andare a un'altra felicità? Invece, è implicita dentro della creazione la caducità, perché tu e Dio possiamo sperimentare non solo che queste sofferenze non ci danno la gioia, ci permettono di crescere, ma che ci deve essere un posto, un momento in cui questa gioia viene magnificata. E disse, perché questa, la creazione, anche la stessa creazione, sarà liberata dalla schiavitù, dalla corruzione, per entrare nella libertà e nella gloria dei figli di Dio. Ecco quello che dicevo all'inizio. L'uomo, con tutta la natura, entra nella redenzione. Sì, la montagna viene redenta, le formiche vengono redente, l'acqua viene redenta. Tutti i pianeti vengono redenti dal sangue di Cristo e tutta la creazione che in un disordine, disse la seconda legge della fisica, della termodinamica, che è tutto l'universo sta non solo in movimento, sta in espansione, ma in un disordine. La scienza lo dice. È tutto in un disordine. San Paolo dice, la creazione aspetta, geme. Sappiamo infatti che tutti insieme la creazione geme, soffre le doglie del parto fino ad oggi. Che cosa avevo detto? Tutta la creazione come se fosse una partorente. Geme, perché? Perché la natura
della gestazione non è per rimanere sempre incinta, eternamente incinta, se no per dare alla luce. Ecco, la natura non è stata creata per essere disordinata. È l'uomo che, non lo so, taglia gli alberi e dopo si lamenta che non c'è la pioggia. Li appiccica il fuoco alle montagne, alla sua parcella di terra e dopo si lamenta del caldo. E l'uomo, quello che dice, sono male, sto male dei polmoni, frattempo che tiene la macchina accesa e inutilmente, o che sta fumando. È così. Ecco perché la natura cerca ordinarsi, ma come la natura è stata creata in funzione dell'uomo, fino a quando l'uomo sia disordinato, andrà sempre in peggio. Ora, disse, parla di una cosa spettacolare, perché ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Ieri dicevamo e spiegavamo che cosa significava l'essere adottivo, ma anche dentro di te, cristiano, disse San Paolo, che c'è un gemito, c'è una sofferenza, perché ancora lo Spirito, non avendo questo Spirito, noi aspettiamo l'adozione dei figli. Ma noi lo riceviamo attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso la vita cristiana. Ma tu cosa fai con questo Spirito? Tu lo stai ricevendo? Tu nella tua famiglia stai ricevendo il tuo Spirito per trasmettere questo Spirito? Perché nella tua famiglia possa essere la vera pace, la vera felicità. Non quella che il mondo moderno dice, devi lavorare come un asino per provvedere materialmente, così la tua famiglia sarà felice. Non è vero. Non è vero. E di fatto tante famiglie si distruggono pur avendo lavori e tanti beni materiali. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Se tu già hai ricevuto quello che aspettavi, già non speri più. Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Cioè, se noi qua abbiamo un anticipo della vita eterna, ma la vita eterna non l'abbiamo visto, ecco, lo Spirito Santo mette in te, in me, il desiderio di sperare, di desiderare, di comportarci sempre meglio. Però io ti faccio una domanda. Diceva la parola, perché tutto questo è un gemito che porta alla gioia. Tu gemi, tu piangi, tu soffri la mancanza dei fedi del resto della tua famiglia, del tuo lavoro, dei tuoi compagni di lavoro, dei tuoi amici. Tu gemi, soffri la mancanza di questa fede in quelli che sono attorno a te. Soffri, tu gemi dentro di te la sofferenza, non lo so, di essere papà che vai solo a messa o mamma che vai da sola o che vai al catechismo e va solo papà o solo la mamma. Tu soffri, gemi per questa mancanza di fede. Io ti invito a sperare in Dio, ma a mettere del tutto anche da parte tua, perché la tua conversione ripercuote in tutti, ma il tuo peccato ripercuote anche in tutto. Ecco San Paolo che sta dicendo che se oggi ci sono queste guerre è per il tuo peccato e il mio peccato, è perché noi non è che non solo non stiamo pregando abbastanza, ma è per la nostra mancanza di conversione, perché siamo tutti una sola creazione. Vedi perché non possiamo dire, bene, quella guerra là, quella fame là, io sto bene a casa. No, non è così, non è così. Dio tiene molte volte più sentimenti umani che noi, esseri umani. Come i santi, no? Soffrivano quando venivano tante persone a messa e pochi ricevevano la comunione e pochissimi confessavano i peccati. Senti questo dolore. Se nella tua famiglia c'è questa mancanza di fede. Perché oggi noi che siamo vicini, che abbiamo ricevuto questo anticipo di vita eterna,
possiamo fare tanto. E prepariamoci, disponiamoci a vivere tutto questo tempo particolare. La vita dei santi ci soffia a crescere nella grazia. Così sia.